Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. In questo video porto il report della terza ed ultima prova di campionato nazionale AMSCI 2022 Baghinitro. È stata una gara per me molto bella, è andato quasi tutto molto bene sin dal primo giorno e quindi non vedo l'ora di portarvi con me in pista a River Park per vedere che cosa è successo. Sigla! La gara era composta da 3 giorni, come tutte le gare di campionato nazionale. Il venerdì pomeriggio avevamo le prove controllate, il sabato mattina avevamo le prove valide per il re-seeding e le qualifiche, e la domenica ovviamente le fasi finali. Non aveva senso farvi vedere le prove controllate e quindi sono partito direttamente con la cronaca dal sabato. Fa freschino, eh. Insomma, non c'è malaccio. Tutto a posto. Buongiorno. Che ti guardi le ultime notizie? Allora, fare un po' di corsi. Buongiorno, buongiorno. Siamo a River Park e oggi è la giornata di sabato. Ieri non ho fatto nessun video perché, come sapete, la pista la conoscete già. E sono venuto qua a fare dei test per preparare questa gara, quindi avevo già recensito il tracciato. Ieri erano soltanto prove controllate, quindi non avevano nessun valore e quindi ho deciso di non fare nessun video per non rendere appunto questo report troppo lungo. Se non avete visto niente relativo ai test qui a River Park, vi lascio un link in alto a destra così potrete visionare la pista nei dettagli, il contorno del tracciato e tutto il resto. Il terreno è stato ritrattato per questa gara e le condizioni sono un filo diverse, ma il tracciato è rimasto lo stesso, quindi a livello di disegno lo conoscevamo già e abbiamo avuto delle prime manche buone, ne abbiamo fatte 6 in totale ieri e le prime due sono andate molto bene. Poi abbiamo cominciato a soffrire un po' perché eravamo passati a una mescola più dura di gomme che nella seconda andava meglio, ma nelle manche successive non andava bene. E nell'ultima batteria controllata siamo tornati alle gomme con la mescola più morbida e abbiamo fatto anche un po' di modifiche sulla macchina, abbiamo aperto un po' la convergenza davanti e abbiamo indurito gli ammortizzatori posteriori. Eccoci qua ragazzi, ho appena terminato le due hit di re-seeding valide per la composizione delle manche e ragazzi sono in ottava posizione. Sono molto contento di tornare a essere nella batteria numero 1, quella dei più veloci. Quest'anno non era mai successo nemmeno durante la prima prova, che era la pista di Pietrasanta, che di solito ci faccio più gare che nelle altre piste. Come sapete non corro molto, se volete vedere potete andare a vedere le gare del 2022 sul mio sito www.fabrizioteghesi.com e vedrete che quest'anno ho corso veramente poco. E quindi sono contento, partirò in prima batteria numero 8 e la macchina andava veramente bene. Abbiamo fatto anche delle prove nella seconda, visto che avevamo un buon tempo già dalla prima. E niente, speriamo bene per le qualifiche e che la pista non muti tanto. Il re-seeding è stato fatto e quindi ragazzi iniziamo con le qualifiche con ottime prospettive. Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto 2 qualifiche su 4 e purtroppo ragazzi in tutte e due le prime 2 qualifiche ho fatto 2 errori. Quindi ho fatto 2 volte 11° posto, mi dispiace perché soprattutto nella prima c'era la possibilità per fare il quinto tempo.
vedrete sottraendo dal cronologico i secondi per arrivare al tempo, diciamo, della mia media degli altri giri, e ragazzi, veniva fuori 5:16, che sarebbe stato il quinto, il quarto o il sesto tempo. Quindi mi dispiace, ho buttato via un'occasione. Nella seconda invece ho ancora fatto due errori, però potevo fare soltanto due posizioni meglio rispetto che la prima. Vediamo un po', così finiamo di nuovo in B. E sinceramente c'è la potenzialità per fare la finale A diretta. Vediamo un po', perché sinceramente la macchina la sento bene e sono convinto che senza gli errori potrei fare due tempi in top 10 abbondante, quindi insomma per entrare in finale A. Vediamo un po' che cosa accade. Adesso ho fatto un'altra modifica e ho tolto i più 5 da dietro per avere più scorrevolezza in curva e per avere la macchina meno bloccata nei tornanti. E sapete che in questa pista ci sono tantissimi tornanti e la mia era un po' lenta, a meno che non la buttassi dentro. Vediamo un po' adesso cosa accade. Avete visto, ragazzi, che le prime due qualifiche sono andate male. Stranamente non ero preoccupato, ma ho pensato comunque di far agire il mio meccanico primario per risolvere questo problema. Va bene, Sofia? Non ancora? Quindi, ragazzi, qualifiche finite, P9, sono direttamente in finale A. Grazie ai nuovi regolamenti del 2022 che AMSCI ha introdotto. Se non sapete cosa è cambiato tra gli anni scorsi e quest'anno nei regolamenti delle gare nazionali AMSCI, vi lascio un link in alto a destra per vedere il video dedicato ai regolamenti. Quindi rifacciamo le macchine e con l'occasione ho fatto anche un pit walk in giro e ho trovato anche personaggi di un certo spessore. Andiamo a vedere. Allora, ragazzi, qua c'è un personaggio che penso che tantissimi di voi conosceranno, ed è il Panetta. Lo vado a trovare il Panetta. Eccolo qua, ragazzi, lo vedete. Ciao. Anche sul mio canale. Beh, per forza. Per la seconda volta. Seconda volta, ma speriamo che poi prossimamente potremo fare qualche altro video in più, perché comunque sia io che il buon Fabri creiamo contenuti che per tutti voi sono di molto interesse. Ma sai qual è la cosa bella? Che poi quando gli chiedi di iscriversi al canale, la tragedia greca! Oh, dovete premere un pulsante, ragazzi. Un pulsante, clic. Aspetta, il problema è che vi chiede le mail per caso, eh. Un po' dai, su. Molti non sono loggati e quindi no, gli fa fatica. Se cliccano da Facebook mi dicono a me non mi viene, per forza no. Devi loggare dal browser. È semplice. Comunque, ragazzi, ci tenevo a dare un applauso al buon Techello, perché oltre alla convinzione con il fluido che mi ha dato nel montare l'ingranaggio dei differenziali FW621 al centrale, cioè, confermo, abbiamo questi montati, macchina va alla grande, funzionano alla perfezione e devo dargli assolutamente ragione. Grazie. Boh, lui se la gode, fa il video, perché domani parte con comodo, sai com'è, subito un finale a pro lui. È la prima quest'anno. Vabbè, te pare poco, no, butta no, via, cammina come un dannato, mentre noi rifiniamo la macchina, perché domani partiamo un po' presto, purtroppo qualche piccolo problemino, ma puntiamo anche noi alla finale B. Vabbè, oh. Adesso non mi rifaccio la macchina, va per video. Ciao ragazzi, iscrivetevi, è fondamentale. Allora, ragazzi, a questa gara mi ha incollato le gomme niente po' di meno che il grande Verri nazionale. L'avete visto già nel mio canale, abbiamo fatto l'intervista, è uno dei meccanici migliori del mondo, si può dire, campione del mondo. E quindi che ci dici, Verri, la pista ti piace? Sì, è molto tecnica, un fondo molto difficile, un po' scivoloso, però ora si sta pulendo, direi nell'ultima manche molto meglio. Bene. Quindi sempre all'opera con le gomme, grazie a nome mio per avermi aiutato a questa gara. E niente, hai delle dichiarazioni per i tuoi fan? Ma no, via, stiamo lavorando duro, facciamo un po' di esperimenti, però va tutto bene, ecco. Grande. E abbiamo anche Mr. Bosi, andiamo da Mr. Bosi.
Buongiorno Massimo, buonasera. Buonasera, qui c'è la luce, vedi, voi si è preso il tavolo sotto la luce, invece del mio non si vede niente. Perché gioco un po' con di esperienza, se no non vedo una mano. Giustamente. Ma già non vedo normalmente. Domenica, ragazzi, avevamo in programma soltanto le prove libere dei finalisti A diretti e la finale, il main event. Buongiorno a tutti, ragazzi, è domenica mattina e oggi è il giorno delle finali del campionato nazionale. Ultima prova di campionato nazionale, giorno delle finali. Ieri, dopo le prime due batterie un po' in sordina, nelle ultime due ho fatto dei buoni tempi. In una ho fatto il sesto tempo e in una ho fatto l'ottavo tempo assoluto. E questi due piazzamenti mi hanno permesso di partire direttamente in finale A con il numero 9. Quindi sono circa le 9 di mattina. Siamo qui presto, nonostante che io corro per la prima volta con le prove libere a mezzogiorno, perché dobbiamo aiutare gli altri ragazzi che corrono prima di me. Quindi la macchina è già pronta, ci abbiamo lavorato ieri sera e niente, speriamo che vada tutto bene per il main event. Nelle prove libere dei finalisti ho visto che la mia macchina era peggiorata in un modo terribile, in quanto la pista, come ho detto, si era specchiata e quindi non avevamo sterzo, non avevamo grip da nessuna parte. La cosa bella è che abbiamo lasciato le stesse gomme e abbiamo lavorato soltanto sul setup della macchina, quindi sono passato a un 8000 sul differenziale anteriore al posto del 10000, ad un 3000 al posto del 4000 nel differenziale posteriore. Ho tirato giù di un il recupero del camber anteriore e ho allentato un filo tutte e due le barre, sia l'anteriore che la posteriore. Le ho allentate dal grano di regolazione del gioco barra, in modo che non perdessero efficacia quando c'era tanto dislivello tra il braccio destro e il braccio sinistro, ma che comunque in un primo momento mi avrebbero dato un po' di inserimento in più che mi faceva comodo in curva. E lì ci sono i ragazzi di MRC, sempre sul pezzo, decimati per questa gara. Diego! Ed è proprio grazie alla crew di modellismorc.net che posso fornirvi un'analisi di gara così dettagliata come vedrete nel caso della finalissima. Ho approfittato della pausa pranzo per fare qualche ripresa alla zona ristoro, ma a un certo punto... Come? Se non ci mette buttare dove si salta. E che ci possiamo fare? La leviamo adesso. Dov'è? Andiamo a vedere. Mannaggia, la leviamo? Vai. Oh, vai, ora è libero, vai. Per la partenza dell'ultima prova del campionato nazionale AMCI. 9, 8, 7, 6. Franci là davanti, abbiamo Mattia Polito, lo vediamo con Ongaro e allora stanno per partire. Partiti in questo momento! Subito. Quindi ragazzi, partiti e Chicca decide subito che la mia posizione doveva essere la 12 e non la 9. Cannonata direi gratuita. Rivediamola al rallentatore d'ingrandita. Vedete che dopo il contatto attende un attimo, però poi mi si ripiazza davanti e ripartiamo 11° e 12°.
Posizione, perché vediamo Mattia, vediamo Davide, vediamo Dario, vediamo poi tutti gli altri. Attenzione, una quarta posizione in questo momento forse di Riccardo Bertone, che l'ha persa. Ricchi Bertone, 5, la numero 5 di Tescione, che passa in quarta posizione con Masaggio. Attenzione, Ricchi Bertone, brutta partenza per Ricchi, Sì. Che lo vediamo dietro, in settima posizione. Finito il primo giro riesco a passarne addirittura 3, Camamo, Astorino e Chicca. Amoro d'oro, eccoli che passano adesso sul rettilineo con Davide che prova l'aggancio. Lo tiene lì. Sì, lì è francobollato, ragazzi. Attaccato a Mattia. Al terzo giro sfrutto un errore di Ricky Berton e riesco a guadagnare un'altra posizione. Mi trovo in P8. Ho detto già due volte, Davide. Sì, stringe tanto la curva. Sta spingendo perché Mattia sta veramente andando forte. Passano, ok. Intanto siamo sempre con le telecamere di MRC qua sul terzetto, che in questo momento occupa la sesta, settima, ottava posizione. Facciamo vedere un po' tutti, perché intanto là davanti non succede niente di particolare, ma qui abbiamo praticamente un duetto, un terzetto per la terza posizione e un terzetto per la quinta posizione. Anzi, per la sesta posizione con Masaggia e Valente. Li stiamo guardando. Tanto errore della WRC di Trevisan, sbagliato Trevisan. Sbaglia Trevisan, che occupava la quinta posizione, e ne approfittano tutti tranne me. Rimango quindi in P8. Che lo segue. Lo segue a ruota. Bello, bello questo terzetto. Andiamo a dire un po' i tempi. Abbiamo un 39.837 di Mattia Polito, 39.190 di Davide Ongaro, 41.027. Vedete in questo momento come tra la posizione 3 e la posizione 8 ci siano soltanto 4 secondi complessivi. Quindi ci sono 5 piloti in 4 secondi. La posizione su Tescione, attenzione, andiamo a vedere. Titi, stiamo sul Gianduiotto, che vanno sul doppietto, perché c'è Dario davanti a Masaggio. Adesso ci sono qui 5 macchinine che lottano per la quarta posizione. Sono tutti in lotta. Ma attenzione, andiamo sul rettilineo, Titi, perché c'è Ungaro che ha messo... A 7.30 di gara, non inquadrato, riesco a passare Valente e Trevisan e mi porto in P6. Ti saluta. Durante la fase del pieno riesco a passare anche Tescione e Masaggia e mi porto in P5. In questo momento aspetta. Inoltre Valente non ha ancora rifornito, perché riforniva un giro dopo di noi, e quindi sono virtualmente in P4. Deve insomma mettercela. Ma non solo, come se non bastasse, durante il primo pit stop passo anche Dario e mi porto in P3. Allora chiediamo ai nostri spettatori un pronostico. Sì. Facciamo un bel salto fino al minuto 17, dove occupo ancora la terza posizione e sono un secondo avanti a Dario Gabrielli. Aspettate, perché io voglio andare a vedere Teghesi. Lo voglio andare a inquadrare. Allora, il buon Fabrizio dovrebbe essere, eccolo qua, sul triplo doppio Gianduiotto. Sta arrivando, eccolo qui, che è attaccato dietro da Trevisan. Attenzione, da Gabrielli, anzi. Andiamo a vedere la sfida per la terza posizione tra uno spettacolare Fabrizio Teghesi e dietro un Dario Gabrielli che non molla. Spettacolo Dario Gabrielli in quarta e poi Tescione dietro, che ha perso due posizioni. E allora ecco la lotta per la terza posizione. Come la vedi la lotta fra Fabrizio e Dario? La vedo bene, però attenzione, perché adesso dietro hanno primo e secondo Ongaro e Polito, se non erro. Quindi devono lottare tra di loro e devono lasciare passare i piloti dietro. Che c'è Ongaro, è vero. Quindi adesso è una situazione particolarissima questa. Sì. Ecco, Gabrielli ha fatto passare. Sì, Gabrielli ha fatto passare. Adesso toccherà anche qualcosina, a Fabrizio. Sì. È tutto, è bello, come dice Francesco, sfida nella sfida. Perché abbiamo il primo e il secondo e il terzo e il quarto in lotta tra loro, sì. Incredibile, okay. Bella. Ok, Gabrielli si ravvicina proprio mentre... Attenzione! Teghesi lascia passare Ongaro. Attenzione, andiamo a vedere, perché sbaglia lì sul doppio. Dario ha dovuto perdere il passo, il tempo. Okay. Passare lascia Polito. Passare, sì, Polito. Polito. Che bella! Andiamo a vederli, Fabrizio Teghesi, staranno tremando le mani al pilota toscano. Andiamo a vederlo un Fabrizio Teghesi in terza posizione, strepitoso, con dietro Polito, il compagno di squadra lo fa passare. E quindi a questo punto sono passati il primo e il secondo e adesso Dario Gabrielli con Fabrizio Teghesi che ha strada libera. In lotta, adesso in vediamo lotta. Il passo dei due e vediamo se Dario riuscirà a riprendere Fabrizio o se Fabrizio riuscirà a tenere dietro Darietto. E dice Fly Tati, dice ma bravo il Teghello, vecchietto, ma non molla niente, assolutamente. Grande Fabri, grande. Un Fabrizio Teghesi spettacolare. Allora andiamo a vederlo, adesso dovrebbe arrivare sul rettilineo
passa adesso Polito, andiamo a inquadrarli Titi, ecco passa Polito e poi dietro anche Teghesi, rimaniamo lì, andiamo a inquadrare Teghesi perché il distacco tra Ungaro e Polito in questo momento è abbastanza importante, mentre Dario invece sta per andare ad attaccare Teghesi. La nuova guardia contro la vecchia guardia. E attenzione, una Mughe contro la Kyosho. Berton e Valente sono lì, eh? Ah, ecco. E dopo andiamo a vedere la sfida anche tra Valente e Berton. Eccoli qui. Al minuto 19 commetto un errore nella parte lontana dal palco. Dario mi passa e mi ritrovo in P4. Adesso ragazzi velocizzo il video fino al minuto 36 e vedrete che la situazione rimarrà pressoché congelata, a parte durante i pieni dove Valente per un giro mi finiva davanti poiché riforniva il giro successivo, come ho detto in precedenza. Intanto Fabrizio Teghesi quarto e il distacco tra Dario Gabrielli e Teghesi che adesso sta per essere attaccato da Valente. Attenzione, la lotta per la quarta posizione, andiamo a vederla proprio qua davanti con Teghesi, Valente, dietro c'è Trevisan e sono tutti a pari giri, eh? Sì. Sono tutti a pari giri, quindi se la giocano, eh? Si infiamma. Andiamo a vedere perché si infiamma la lotta per la quarta posizione, eh? Sì. Teghesi deve stare attento, non è finita per lui, eh? E dietro c'ha un signor Valente. Eccoli qui, eccoli rettilineo. Che arrivano sul rettilineo. Bravi, bravi, bella, bella questa gara con Dario Gabrielli che ha più o meno un 4 secondi. Andiamo a vedere il distacco, 51, 31 e 38, sono 7 secondi di vantaggio di Dario su Fabrizio Teghesi. E in mezzo c'è Davide Ungaro. Però attenzione perché Valente ci prova e che fatica per Teghesi per andarsi a prendere la top 4. E adesso lotta per la top 4 e top 5 con dietro Trevisan che non molla niente. E allora andiamo a vederli qua sul vulcano. Bella questa sfida, eh? Bellissima, eccoli, eccoli arrivare. L'ultima chicane via sul rettilineo. Teghesi resiste. Bella, andiamo a vederli sul cavatappi. Bella traiettoria, largo Teghesi, interno Valente che spreme la sua Swords col suo Rez. Invece abbiamo Teghesi con Molotore e Elasi. FT Tech, ricordiamo. La produzione di Fabrizio Teghesi con la sua Kyosho. Vediamo adesso la lotta con Valente che su questa pista così liscia prova a spremere le sue gomme. Intanto rientra a fare il rifornimento Davide Ungaro, rientrano tutti e allora usciamo con Davide Ungaro. Sono quindi in lotta con Valente e vedete ragazzi che la lotta continua anche dopo il pit stop dove i miei meccanici sono stati veramente favolosi. Grazie Sara e grazie Lorenzo. Prova, attenzione perché Valente prova l'attacco a Teghesi. Saltiamo quindi al minuto 40 dove c'è l'episodio chiave che necessita di discussione di tutta la mia gara. Lo doppietto che porta poi sul rettilineo in chicane. Eccolo, ci prova Valente, non riesce a passare. Un grande... Attenzione Fabrizio perché Trevisan Teghesi si rifà sotto, è un Trevisan po' distaccato, adesso arriva, è guarda arrivato, sotto, è arrivato anche Trevisan. È arrivato, adesso, è arrivato, eccolo, ci prova Teghesi all'ingresso, attenzione. Resiste, si tocca due. Deve lasciare secondo me, Valente deve lasciare lì. Attenzione perché Valente, Valente ha dovuto toccare Fabrizio. Adesso ragazzi avete visto l'episodio a velocità normale, adesso proviamo a rallentarlo ed ingrandirlo e provo a commentarlo. Qui ragazzi sbaglio la staccata al vulcano e arrivo lungo. Leo invece è strettissimo e super cuscito al cordolo. Io sono largo, ovviamente so che sono penalizzato in questa curva, ma avrò la traiettoria a vantaggio nella curva successiva. Quindi esco più forte di Leo, perché ovviamente ho più rincorsa, essendo arrivato lungo, e cerco di tenermi all'interno. Poi sono per forza di cose costretto a spigolare la curva. La cosa sicura è che in ingresso curva sono davanti. Mentre sto girando la macchina... Lui mi prende esattamente nella ruota dietro e mi fa andare sul cordolo. Cerco di riprendere la pista più velocemente possibile e Trevisan, che arrivava molto più veloce di me, mi tocca e mi spinge contro il cordolo interno della S. Ovviamente Trevisan è incolpevole in questa fase perché gli ho praticamente tagliato la strada per rientrare. La conclusione di questa operazione è che da quarto mi ritrovo sesto. Attenzione perché forse c'è il contatto, infatti stanno parlando in direzione.
Sì. Vedete che poi Valente rallenta vistosamente, ma non rende la posizione, perché Trevisan è in mezzo a noi due. E allora vediamo se Valente sì. La ridà, rallentato. Il problema è che sono piano, lontani. Piano piano. Sono giustamente lontani. Non, ma giustamente, e c'è Trevisan in mezzo. Trevisan in mezzo, certo, però Valente ha un ritmo di gara maggiore, allora magari andranno alle penalità, non lo so. Con vediamo. Polito in mezzo che deve doppiarli. Con Polito in mezzo che deve doppiarli, sì. Sono tutti lì. Mancano, attenzione, Valente addirittura va a richiamare, Valente va a richiamare. Valente va a richiamare, attenzione. Valente. C'è molta confusione nei box, soprattutto in quello di Leo, e probabilmente sotto pressione prende il cordolo e sbaglia e riprende la posizione. Succedere. Valente ha perso la testa, qua ci saranno penalità. Ragazzi, non sono un giudice di gara, non sono un referee, ma credo oggettivamente di non aver sbagliato niente nella manovra che ho fatto. E credo che Valente, anche se in modo totalmente involontario, abbia commesso una scorrettezza. Ovviamente non si aspettava che fossi davanti e interno, quindi a vantaggio di traiettoria, nella curva prima della S. E ovviamente io, essendo fuori linea, ho dovuto penalizzare tantissimo l'ingresso di quel tornante. Quindi lui si è trovato me davanti e molto lento in quella curva. Quindi, sintetizzandolo, ritengo semplicemente un errore di valutazione in una staccata di Leo che inavvertitamente e totalmente involontariamente mi è venuta addosso. Sono cose che in gara, a quel livello, dopo 40 minuti, possono chiaramente succedere. Noi abbiamo il video. Secondo me, dal mio punto di vista, Valente ha toccato Teghesi perché era in una curva dove bisognava rallentare. Poi, ovviamente, è tutto soggettivo. Da questo momento, negli ultimi 3 minuti di gara, non succede praticamente più niente. Chiudo quindi quinto a una manciata di secondi dal quarto e ovviamente anche dal sesto, al termine dei 45 minuti. Appena terminata la finale, ragazzi, avete visto che finale. Che finale, sono veramente devastato. È stata una gara bella e sono contento di come è andata. Anche se sinceramente ormai avevo fatto la bocca per fare il quarto, peccato per quel contatto che ci ha tolto la possibilità di fare una posizione meglio. Però dai, le gare sono fatte così, sono molto contento di come è finita questa stagione e speriamo che sia di buon auspicio per l'inizio della prossima. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, di iscrivervi ve l'ha già detto il Panetta, quindi io penso che sia una buona raccomandazione. Mettete anche un mi piace, visto che ci siete, e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!